Ciao Eleonora, ciao a tutti, io sono pronta per il mio aperitivo. Allora, leggiamo la prima domanda. Il tuo ultimo singolo, Ci risiamo, parla di un amore che inizia ma non ha mai fine, tormentato ma che inevitabilmente lascia un ricordo vivo. E quello che è successo a te? Sì, è successo anche a me, ma credo succeda a molti di noi, ritrovarsi in una storia senza fine e ricascarci sempre. Com'è la tua situazione sentimentale oggi? Allora, in realtà la mia situazione sentimentale è abbastanza serena. Oggi, stranamente, non si direbbe dalle canzoni, ma al momento sono felicemente fidanzata. Oltre all'amore, quali sono i temi che prediligi e che porti nei tuoi brani? Allora, io solitamente parlo di cose che conosco, quindi di cose a me vicine, di fatti a me accaduti e soprattutto di sentimenti. Di base parlo di come sto, come sono, chi sono. Quindi tutto quello che riguarda il mio piccolo universo. Scriveresti mai un testo futile? Se sì, quale argomento potrebbe trattare? Allora, sì, ho scritto qualche testo futile, non per me, ma mi è stato commissionato, e la maggior parte parlava comunque di amori estivi, amori passeggeri e felicità estiva soprattutto. Qual è la critica che più ti ha infastidita e ferita a livello artistico e personale? Grazie al cielo di critiche cattive non ne ho ancora ricevute, ho sempre ricevuto critiche costruttive finora. Sarà che il progetto è un progetto abbastanza nuovo ed è nato tutto ad aprile, quindi non ho ancora avuto qualcuno di così cattivo con me. Però c'è stata qualche osservazione sul fatto che non mi facessi vedere, sul fatto che lo facessi soprattutto per creare hype. In realtà il mio motivo, la mia motivazione in questo caso è davvero abbastanza autentica. Ho sempre fatto, ho avuto tantissimi altri progetti musicali dove mi sono sempre fatta vedere e non, questa volta volevo solo incentrarmi sulla musica, volevo che il focus fosse tutto lì al 100%. Parteciperesti ad un talent o reality? Qua mi sa che ho bisogno di un sorsettino. Allora, per ora no. Per ora no perché vorrei capire se riesco a farcela da sola. Ma in un futuro non si sa mai. Raccontaci qualcosa di inedito su di te, qualche curiosità, vizio o virtù che ti contraddistingue. Bene. Diciamo che quando la gente ascolta le mie canzoni, pensa che persona depressa, probabilmente. Non scrivo mai canzoni particolarmente felici. In realtà nella vita sono tutt'altro, sono una persona super entusiasta, cerco sempre di vedere il positivo nella gente, nelle situazioni. E sarà che probabilmente prendo le canzoni come modo per esorcizzare le cose negative e quindi riesco in qualche modo a sfogare tutta la mia negatività su quelle e mantenendo un atteggiamento abbastanza positivo nella vita reale. Grazie mille per queste domande e ci vediamo prestissimo. Intanto ascoltateci, Ci risiamo e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!